intesa come un fatto discriminatorio, perché i nostri figli sono fatti da donne ma per tutti. E vi dico che la nostra famiglia produce vino, e nello specifico Brunello, da tanto tanto tempo. Quindi il mio bisnonno Giovanni Colombini è stato uno dei fondatori del consorzio del Brunello, e poi la mia nonna nel 98, avendo due figli con due caratteri forti, ha detto no, qui devo trovare una soluzione, e quindi ha diviso le proprietà tra i suoi figli, e mamma è arrivata al Casato, che prima si chiamava Casato e poi è diventato Casato Prime Donne. Ma perché è diventato Casato Prime Donne? Perché mamma cercava un cantiniere, e quando si dice di una professione, no, normalmente, come si dice politico, come si dice enologo, non è che si dice una signora o un signore, no, è l'enologo, punto. E così deve essere, almeno a parer mio. Però non era così chiaro, fino a quando mamma disse: ma insomma, non è possibile che non si trovi proprio nessuno. Se io volessi una donna, allora a quel punto la risposta fu totalmente diversa. Vabbè, se lei proprio è sicura che vuole dare nelle mani di una donna le sue due cantine, sono le migliori della classe, ma non le vuole nessuno, perché non si pensa che siano adeguate a un lavoro dove c'è bisogno di lavorare anche con le braccia, no? E invece no. Questa è stata l'idea di mamma di fare un qualcosa di diverso, perché di cantine in Toscana, a Montalcino, ce ne sono tante. Pensate che a Montalcino siamo più di 250 produttori. Quindi bisogna non solo produrre un buon Brunello, ma bisogna produrre un vino che poi viene ricordato. E quindi un vino di qualità legato al territorio, con un messaggio diverso, che per noi è quello di essere tutte donne in cantina. Quindi sicuramente un palato diverso, una nota, una firma che deve essere sicuramente quella dell'eleganza e della vivibilità, intesa proprio come equilibrio, come momento di convivialità. Quindi i nostri non sono vini da meditazione, sono vini che ti aiutano a stare bene con le persone che sono intorno a te. Quindi i vini si bevono a tavola, soprattutto con gli amici, e come quando si va fuori a visitare una città nuova, si ricorda se il tempo è bello, se le persone che sono con te sono le persone giuste. Se invece hai litigato tutto il tempo, è piovuto tutto il tempo, a quel punto hai un ricordo totalmente brutto, no? Quello che noi vogliamo è un vino che vi fa stare bene, e quindi un vino molto piacevole. Abbiamo deciso di iniziare con un rosato. Vi voglio essere molto onesta nel dirvi che questo è un assaggio che viene dal Tino, quindi non è appena imbottigliato, è stato imbottigliato appositamente per voi. Quindi pensatelo anche con un'evoluzione, che è quella della bottiglia, che è importante, no? Però io volevo che Andrea, che ha sempre creduto in noi, fosse il primo a parlare del nostro primo vino bio. Perché il vino non si fa in cantina, si fa in vigna. E noi dopo tanti anni abbiamo deciso di fare un vino bio, non perché il bio è super richiesto, è di moda e si vende meglio, ma perché le radici vanno più a fondo, perché il frutto è proprio diverso, e perché bisogna accorgersi che forse il rispetto dell'ambiente che c'è intorno è importante. E quindi la 2018 è la nostra prima annata bio, e quindi Brindisi, a aver scelto di stare con noi questa sera, volevamo che fosse con il nostro rosa di tetto. Quindi buona cena, e poi vi racconterò altre cose della nostra terra. Buona grazie. Rosa di tetto. È un 100% sangiovese. Senti, lo scoppiamo? Anche perché anche mentre parla. Nella sua versione finita. Nella sua versione. No.
Sinistra, sinistra. Sì. Sì. Senti, c'è Fagnone, tua madre chiama Crespelle. Crespelle de tua mamma. Sempre un sottotitolo elegante. Ma che ho detto di mamma? Niente. Io. La Crespella di Dumà. La Crespella di Dumà pare un'integrazione. Ma senti, sì, sì. Gliele ha fatte tutte srotolare. Si aveva sbagliato. Sì. Non lo voleva fazzoletto. No, non lo voleva arrotolato, lo voleva fazzoletto. Non lo voleva. Quindi l'ha preso e l'ha iniziato. Mancano. I maschietti sono un... così, un, cioè, un Nicolo, un compagno, una cosa per cosa. Cioè, no, mancavano i maschietti. Fa delle facce, ma fa delle facce, mamma, in questo video mi fa troppo ridere. Quando appunto fa il chiocchetto oppure fosse quella cosa. Sì, sì. Allora, a voi. A tutti. Perché voi non sapete che Barbara ha collaborato con mia mamma in comune. Solo 9 anni. 9? Mamma mia. Quindi... una bella sopportazione di questa donna un po'. Ho imparato tantissime cose. Grazie. Però insomma certe volte. Che c'entra? Voglio dire, come ognuno tutte le maestre, insegnanti esigenti, vuole ricordi volentieri. Quindi, e poi è rimasta così soddisfatta.